Buongiorno, lezione del 5 marzo per la classe seconda G. Continuiamo la lezione della volta scorsa. Abbiamo iniziato a parlare del Rinascimento. Abbiamo visto che il periodo del Rinascimento è collocato nei secoli XV e XVI, quindi 1400 e 1500. Il Rinascimento è il periodo successivo al Medioevo. Abbiamo visto che mentre nel Medioevo la vita delle persone era dominata dalla fede in Dio, nel Rinascimento si riscontrano invece i valori laici come la bellezza, la gloria, l'amore per la vita e il potere. Abbiamo visto l'importanza delle signorie, che sono i governi retti dalle famiglie aristocratiche che vivevano a corte. Gli aristocratici gareggiavano nell'assumere gli artisti per abbellire i loro sontuosi palazzi e per allietare i loro intrattenimenti. Si diffuse così il mecenatismo, ossia la protezione da parte degli aristocratici degli artisti che poi operavano presso le loro corti. Gli artisti di corte mettevano la loro opera al servizio del Signore e ricevevano in cambio sostegno economico e prestigio sociale. Avere un valido gruppo di musicisti a corte era ovviamente un vanto per ogni nobiluomo del tempo e i musicisti quindi videro salire notevolmente il loro prestigio. Nel Rinascimento la Chiesa non era più la sola depositaria della cultura a livello musicale, ma erano proprio le corti che divennero centri veri e propri di cultura. Nel Rinascimento c'è una maggiore importanza per la musica profana e la musica strumentale. Molti nobiluomini e nobildonne infatti si cimentavano proprio nella pratica strumentale. Abbiamo allora cominciato a vedere quali erano gli strumenti dell'epoca. Primo tra tutti, quello che si può definire proprio il principe degli strumenti rinascimentali, è il liuto, uno strumento a corde di tipo polifonico, perché può suonare più linee melodiche contemporaneamente. Allora, non ci credo. Mi ha buttato fuori. Ok, vediamo se possiamo continuare la registrazione. Allora, stavamo dicendo, il liuto, quindi, considerato come un po' il principe tra gli strumenti musicali rinascimentali. Adesso metto in condivisione con voi il mio computer in modo che possiamo vedere insieme alcune cose. Prima tra tutti, un attimo. Ok. Abbiamo visto la volta scorsa, appunto, il liuto. Eccolo qua. Strumento tipico rinascimentale, strumento a corde. Abbiamo detto di tipo polifonico perché può suonare più linee melodiche contemporaneamente e abbiamo visto che ha questa caratteristica forma della cassa armonica a mandorla e il manico è piegato a 90 gradi. Questo è il primo degli strumenti più significativo per quanto riguarda il periodo rinascimentale. Abbiamo poi ascoltato un brano che se volete riascoltare lo trovate nella lezione precedente. Vi faccio poi due domande che vi chiederei di trascrivere sul quaderno. Quindi in questo momento magari stoppate il video, andate a prendere il vostro quaderno e scrivete come titolo il Rinascimento e poi cominciate con le domande. Ci sono non più di una decina di domande in questa unità. E così le avrete tutte sul quaderno, domanda e risposta. La prima domanda: che tipo di strumento è il liuto? Ovviamente è uno strumento di che tipo? A corde e soprattutto strumento di tipo polifonico, abbiamo detto, perché può suonare più linee melodiche contemporaneamente. Poi, a quali ambienti è adatto il suono del liuto? Quindi andate a riascoltarvi il brano
Ovviamente non vi ho detto, ma questo è il mio blog, ma lo sapete benissimo. Quindi potete andare su elisabettascuola.blogspot, lì trovate tutto. Ok? Quindi a quali ambienti è adatto il suono del liuto? Altri strumenti musicali rinascimentali: la viola da braccio, l'antenato della viola di oggi, lo vedete, uno strumento a corde sfregate con un archetto, quindi è un arco, e lo strumento si tiene proprio appoggiato alla spalla, quindi viola da braccio, mentre invece qui troviamo una viola da gamba. Perché da gamba? Perché viene proprio tenuto in mezzo alle gambe, quindi tenendolo fermo con le ginocchia. Sempre strumento ad arco. Andiamo avanti, vediamo che oltre a questi strumenti comparvero nel 1500 anche i violini e i violoncelli. Non ho messo l'immagine perché sono come quelli che abbiamo adesso. Per gli strumenti a fiato invece abbiamo degli strumenti particolari che ora non si utilizzano più. Il cromorno, che è uno strumento ad ancia ed è questo, da questa, che ha questa caratteristica forma piegata. Poi abbiamo la bombarda, che è un po' l'antenato dell'oboe, è uno strumento ad ancia doppia, infatti qui la vediamo, l'ancia doppia, e uno strumento a fiato, proprio con un suono particolare, particolarmente nasale, come quello dell'oboe di oggi. Poi abbiamo il flauto dritto, che conosciamo benissimo, anche il flauto traverso, anche trombone, trombe, e l'organo portativo, che l'avevamo già visto per quanto riguarda il Medioevo, perché era un organo particolare, perché era, tra virgolette, portatile. E poi gli strumenti a percussione. Gli strumenti a percussione erano molto utilizzati per la musica per danza, perché in questo periodo dovete sapere che la musica per danza andava di gran moda presso le corti. Pensate che presso le corti c'era sempre presente un maestro di danza che faceva lezioni di danza ai nobili uomini e alle nobili donne che facevano parte della corte. Per tenere il ritmo in una musica per danza è sempre necessario avere degli strumenti a percussione, proprio per tenere il ritmo dei passi. E quindi abbiamo tamburi e tamburelli a sonagli. Quindi musica per danza, sicuramente stiamo parlando di una musica di tipo profano. Non è una musica assolutamente religiosa, non è una musica sacra, ma stiamo parlando di musica profana. Ok? Quindi adesso andiamo a vedere insieme questa ricostruzione di una danza tipicamente rinascimentale che si poteva appunto trovare presso le varie corti. Ecco, vi dico già di stoppare magari il video in questo momento e di andare a scrivere sul vostro quaderno come secondo ascolto, magari scrivete ascolto di una musica per danza e sotto vi riportate queste due domande. Quali strumenti accompagnano la danza? Quindi noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano e troverete degli strumenti che possono essere quelli che abbiamo visto sopra. Bombarda oppure strumenti a percussioni, cromorno, violino, violoncello, viola da gamba, viola da braccio o liuto. Questi sono quelli che noi abbiamo visto. Quindi io vi chiedo di individuare quali strumenti vengono utilizzati per accompagnare questa danza. E come seconda domanda, come descriveresti questa danza? Andiamo allora adesso a... Ok, un attimo. Faccio stop share così vediamo che sia tutto in ordine, va bene. Provo a vedere di condividere con voi il video, ok, della danza.
attimo, scusate. Ok, vediamo di. Ok, sono qui. Bene. Quindi continuiamo con il periodo rinascimentale. Allora, abbiamo visto questa danza, dovreste aver visto quali sono gli strumenti che la accompagnano. Sono due strumenti, quindi se per caso non avete visto, tornate indietro con il vostro video e andate a scoprire quali sono i due strumenti che accompagnano questa danza. Andiamo avanti ancora con la musica profana, però stavolta saltiamo dalla musica profana strumentale, come quella per danza che abbiamo appena sentito, ad una musica profana invece vocale, cioè cantata. In questo caso abbiamo un canto a quattro voci ed è un canto particolare perché è una frottola. È una frottola scritta da Josquin des Prez e si chiama El Grillo è bon cantore. Adesso vediamo se riesco a trovare il testo sul vostro libro, perché queste cose sono tratte dal vostro libro. E trovate questa frottola di Josquin des Prez proprio a pagina 147, chiaramente del libro. Un attimo, scusate, ecco. Del libro A. Allora, il testo di questa frottola, che è una forma poetica strofica di argomento profano, è questo. Ascoltate. Il grillo è buon cantore, che tiene lungo il verso. Dale, beve grillo, canta, ma non fa come gli altri uccelli, come li han cantato un poco, van del fatto in altro loco, sempre il grillo sta pur saldo. Quando la maggiore è il caldo, allor canta sol per amore. Anche se proprio magari non avete capito tutta i versi di questa poesia, adesso noi andiamo ad ascoltarla, quindi condivido ancora un video con voi e poi mi risponderete a due domande. Come avrete sentito dalla lettura del testo di questa frottola, che è appunto una musica profana di tipo rinascimentale, questo testo è un testo proprio poetico, sembra una poesia, chiaramente l'italiano, un italiano del tempo, siamo nel Rinascimento, ok? 1400-1500. Quindi il testo è una vera e propria poesia che poi viene messa in musica. Nel Rinascimento spesso succede questo, quindi poeti che scrivono delle poesie e poi musicisti che le mettono in musica e le fanno diventare dei canti. Allora, vado a condividere con voi un'altra volta lo schermo del mio PC, in modo che possiamo ascoltare insieme questa frottola di Josquin des Prez. Attenzione che anche qui avrete due domande da fare sul quaderno, ok? Magari scrivete ascolto della frottola El Grillo, ok? El Grillo è buon cantore, questo è il titolo. Quindi la prima domanda è: qual è l'argomento del testo di questo brano? Ed è molto semplice perché già esplicato nel titolo. L'altra domanda è: quante voci cantano il brano? E anche questo è molto facile perché l'ho appena detto io. Andiamo allora ad ascoltare insieme questa frottola, e il grillo è buon cantore di Josquin des Prez. Musica profana, una frottola rinascimentale. El grillo è buon cantore che tiene lungo verso. Dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta, canta, dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta. El grillo è buon cantore che tiene
Direi che possiamo terminare qua la nostra lezione, quindi abbiamo rivisto un attimino il quadro generale del Rinascimento, abbiamo rivisto quali sono gli strumenti rinascimentali, tipici rinascimentali, partendo dal liuto, poi abbiamo visto il cromorno, abbiamo visto la bombarda, gli strumenti a percussione, abbiamo visto la viola da gamba, la viola da braccio, violini, violoncelli. Abbiamo visto che le percussioni sono molto importanti per quanto riguarda la musica per danza. La musica per danza era importantissima per le corti, in ogni corte c'era il maestro di danza e abbiamo ascoltato una musica per danza e abbiamo guardato anche una danza tipica rinascimentale. Poi siamo andati invece sulla musica sempre profana ma di tipo vocale, cioè cantata, ed abbiamo ascoltato una frottola, il Grillo Buon Cantore di Josquin des Prez. E anche lì avete due domande da fare sul vostro quaderno. Ci fermiamo qui e la prossima volta continuiamo sempre con la musica profana rinascimentale e col madrigale e poi andremo invece alla musica sacra, perché chiaramente la musica sacra c'è ancora, non è che non esiste più, ok? Quindi buon lavoro, riascoltate questo video e anche quello della lezione precedente, magari 2 o 3 volte, in modo che cominciate a interiorizzare questi argomenti. Ciao a tutti!